Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo a parlare appunto di geologia e degli argomenti che fanno parte di questo corso di geologia di base. Oggi parleremo di stratigrafia. Abbiamo visto fino ad oggi come è composta appunto la Terra. Ed in particolare l'involucro più esterno del nostro pianeta, che è la crosta terrestre. Appunto abbiamo visto che esistono tre principali famiglie di rocce, che sono appunto le rocce sedimentarie, le rocce ignee, le rocce magmatiche, e come appunto quali sono le principali tipologie e i principali criteri di classificazione. Questi criteri li riprenderemo tra qualche lezione quando faremo, diciamo, un laboratorio di riconoscimento a rocce. L'argomento di cui tratteremo oggi appunto riguarda la stratigrafia, che è un ramo, diciamo, della geologia che studia gli eventi e la storia del pianeta a partire dallo studio delle successioni litologiche. In particolare la stratigrafia diciamo, si applica sulle rocce sedimentarie, che come abbiamo visto sono delle rocce che si formano per l'accumulo di sedimenti e che possono contenere delle tracce non solo da un punto di vista fossilifero, quindi delle tracce fossilifere, ma anche delle tracce di particolari strutture sedimentarie che ci possono che ci possono dare delle informazioni su quella che è stato l'ambiente di formazione di quella determinata roccia, la sua evoluzione nel tempo e soprattutto l'età. Per successione stratigrafica o successione litologica si intende una successione appunto di strati rocciosi, quindi di diverse litologie, disposte più o meno orizzontalmente una sopra l'altra, che presentano delle caratteristiche di natura mineralogica e soprattutto tessiturale differenti. Quindi, per esempio, possiamo avere delle areniti alla base, okay, o per esempio delle ruditi, vi ricordate, quelle composte da clasti la cui dimensione è superiore ai 2 mm. Poi magari possiamo avere delle argille, quindi delle peliti in generale, poi di nuovo delle areniti, poi magari di nuovo delle argille e così via. Quindi questa è definita successione litologica o stratigrafica. Ovviamente non è detto che la natura delle litologie sia sempre sedimentaria, ma diciamo, in una successione litologica si possono chiaramente ritrovare anche rocce di natura metamorfica o ignea. La stratigrafia chiaramente si basa su dei principi fondamentali, che sono quattro principali. Il primo principio è il principio di Hutton, il principio si dice dell'attualismo. Il principio di Hutton afferma che il presente è la chiave del passato. Ciò significa che i processi geologici che oggi vediamo diciamo, verificarsi nei vari ambienti continentali e marini sono gli stessi che si sono verificati nel passato. Questo ci aiuta a capire che cosa? Che studiare una successione di litologie e quindi tutta una serie di caratteri sedimentologici all'interno di una determinata litologia e paragonarli con quelli che sono gli aspetti che vediamo oggi verificarsi in ambienti continentali e marini ci consente appunto di capire qual è stata l'evoluzione geologica e quali sono stati i processi geologici che hanno agito in quella determinata litologia.
Un altro principio fondamentale della stratigrafia è il principio di sovrapposizione, di Stenone del 1670. Questo, principio di sovrapposizione afferma che in una successione litologica, quindi una successione di strati con litologie differenti, gli strati che stanno alla base, quindi che stanno sotto, saranno sempre più vecchi di quelli che stanno sopra. Abbiamo detto che cosa? Che ad esempio le rocce sedimentarie si formano per accumulo di sedimenti, quindi il sedimento va a cadere e forma un primo strato. Nel frattempo passa del tempo e quindi si formerà un altro strato, che chiaramente sarà temporalmente più recente dello strato che si è formato precedentemente. Questo principio è importantissimo soprattutto per fare per analizzare quella che è stata l'evoluzione geologica di un determinato settore. Perché ovviamente se la successione di strati è rovesciata, cioè ribaltata, io rischio di fare una analisi errata. Quindi, accertarsi che il principio di sovrapposizione in una successione litologica viene rispettato è già un primo passo per cominciare a fare una corretta analisi stratigrafica. Un altro principio fondamentale che in un certo senso si lega a quello della sovrapposizione è il principio di orizzontalità originaria. In questo principio Stenone afferma che gli strati sedimentari che si formano appunto per questi processi, quando si vengono ad originare, hanno una disposizione subparallela, comunque orizzontale. Ok? Perché abbiamo detto, immagino che questo sia un bacino sedimentario, quindi il sedimento viene trasportato, ok? E quindi si formano alla base di questo bacino degli strati suborizzontali. Questo che cosa significa? Che se osserviamo una successione come questa, dove vedete gli strati sono piegati, sono evidenti delle pieghe, significa che ci sono stati degli eventi tettonici successivi alla deposizione che hanno piegato e deformato quella successione sedimentaria. Ok? Cosa significa inoltre questo? Che chiaramente in una successione sedimentaria di strati suborizzontali è più facile fare analisi stratigrafica senza ricorrere a degli errori. Un altro principio fondamentale della stratigrafia è il principio della correlazione. Questo principio che cosa dice? Che si possono correlare delle litologie che si trovano in località molto distanti tra di loro, in base a che cosa? Al contenuto litologico, quindi al tipo di litologia presente in quella successione, come anche in relazione al contenuto fossilifero. Si parla in questo caso, infatti, di criterio di correlazione litostratigrafica e criterio di correlazione biostratigrafica. Il criterio di correlazione litostratigrafica, vedete, si basa sulla natura litologica di quegli strati. Quindi strati con la stessa natura litologica appunto vengono correlati. Il criterio invece biostratigrafico fa riferimento a degli strati che invece presentano lo stesso contenuto fossilifero. Il concetto di biostratigrafia lo vedremo ora successivamente. Ecco, questo è, diciamo, uno schema molto semplificato di quella che è la scala geocronologica, ovvero la scala dei tempi geologici. Che racchiude, diciamo, questo disegno, racchiude un po' quelli che sono i principi che abbiamo appena osservato. Abbiamo visto in questa immagine, appunto, si vede che nella parte sinistra abbiamo una successione, vedete, di strati suborizzontali, quindi vedete uno sopra l'altro,
gli strati che stanno sotto sono più antichi rispetto a quelli che stanno sopra, e questo lo vediamo grazie all'osservazione della scala dei tempi. Vedete, qua siamo a 542 milioni di anni fa, qua siamo a 10.000 anni fa. Quindi gli strati che stanno sopra sono più recenti di quelli che stanno sotto. Vedete, per esempio, che all'interno di questi strati sono disegnati o comunque presenti dei fossili, dei resti fossili. La presenza di questi resti fossili ci consente di datare le rocce, quindi di collocarle in quella che è la scala geocronologica. Un'altra, diciamo, informazione importante che ci dà un'analisi stratigrafica è, diciamo, il verificarsi di eventi geologici a scala globale che possono avere alterato le condizioni climatiche, diciamo, dei vari ambienti e quindi di conseguenza aver generato delle grandi estinzioni di massa. In questo disegnino, in questo schema, sono, diciamo, segnalate due grandi estinzioni: Gigantic Extinction al limite Permiano-Triassico e una Big Extinction al limite Cretaceo-Paleocene. Qual è la differenza tra questo Gigantic e Big? Gigantic, sta a significare proprio una estinzione di grande, veramente, importanza. Un'estinzione al limite Permiano-Triassico che ha generato la scomparsa di più dell'80% delle specie marine e terrestri, in questo senso Gigantic. Nel caso, per esempio, dell'estinzione al limite Cretaceo-Paleocene, che è quella che forse è più nota e più conosciuta, ovvero quella che ha determinato la scomparsa dei dinosauri e non solo, viene definita Big Extinction perché in realtà sì, l'estinzione è stata notevole, ma le percentuali di estinzione sono state circa del 70%, se non erro. Quindi, vedete, la stratigrafia, per ripetere, studia l'evoluzione della Terra, quindi l'evoluzione geologica della Terra, sulla base di alcuni elementi e parametri che vengono osservati in una successione litologica, quindi in una sovrapposizione di diverse litologie, spesso di natura sedimentaria. Anzi, quasi sempre di natura sedimentaria. In questa successione litologica abbiamo detto che gli strati che stanno sotto saranno sempre più antichi di quelli che stanno al di sopra. Ora, la stratigrafia, quindi questo grande ramo della geologia, in realtà, diciamo, comprende tre ulteriori, diciamo, rami, che sono la litostratigrafia, la biostratigrafia e la cronostratigrafia. Queste tre, discipline, consentono di organizzare in modo sistematico una successione litologica in relazione a determinati attributi. E quindi vedremo che la litostratigrafia suddivide una successione rocciosa in relazione a un attributo che è la litologia, quindi la natura litologica, ovvero il tipo di roccia presente. La biostratigrafia invece organizza una successione sedimentaria in relazione al contenuto fossilifero, quindi bio sta per contenuto fossilifero, mentre la cronostratigrafia organizza una successione di rocce in relazione al tempo, cioè all'intervallo di tempo nel quale quel determinato strato geologico si è formato. Adesso andremo a vedere in dettaglio queste tre discipline e andremo a vedere quelli che sono appunto i parametri che vengono appunto diciamo osservati per classificare e per andare a organizzare una successione litologica. Quindi partiamo dalla litostratigrafia. La litostratigrafia suddivide
i corpi rocciosi, abbiamo detto, in base agli attributi litologici. Che significa? Che in una successione stratigrafica deve essere presente uno strato che presenta delle caratteristiche litologiche che consente di distinguerlo dagli strati che stanno sotto e dagli strati che ci stanno sopra. Ovviamente la litostratigrafia presenta una gerarchia. E l'unità base della litostratigrafia è la formazione, detta anche unità litostratigrafica. Che cos'è quindi la formazione? La formazione è un corpo roccioso distinguibile dai corpi adiacenti, quindi da quelli che ci stanno sopra e da quelli che ci stanno sotto, in base a dei caratteri litologici ben definiti. Non basta però questa definizione per definire una formazione, in quanto una formazione deve essere cartografabile ed ubicabile in un determinato intervallo di tempo. Che significa? Cartografabile significa che deve avere uno spessore tale da poter essere rappresentato in una carta geologica, in una mappa geologica. È ubicabile in un intervallo di tempo determinato, significa che quella formazione, quindi quello strato, deve essersi formato in un determinato intervallo di tempo. Questa disciplina, quindi la litostratigrafia ed in particolare la definizione di formazione, è importante per applicare il principio di correlazione, che significa che se io ho una formazione caratterizzata da un determinato contenuto litologico e formatasi in un determinato intervallo di tempo, questa formazione chiaramente può essersi formata nello stesso ambiente ma in località differenti. Quindi, nel momento in cui io ho due sezioni litologiche, successioni stratigrafiche in posti differenti che presentano però la stessa formazione, io posso fare una correlazione di questi due, di queste due sezioni. Ora, una formazione, quindi per definire una formazione, chiaramente viene attribuito un nome, un'area, dove quella formazione può essere, ben descritta, i caratteri chiaramente litologici che la distinguono dalle litologie e dagli strati adiacenti. Gli spessori che chiaramente possono variare perché non necessariamente quella determinata formazione si origina con gli stessi spessori in diversi ambienti, in quanto abbiamo visto per esempio che nel caso delle rocce sedimentarie è l'apporto di sedimenti, quindi l'arrivo, no, di materiale clastico, che chiaramente determina la formazione di una determinata litologia. Più materiale chiaramente arriva, quindi più materiale viene prodotto, più lo spessore potrà essere maggiore. Ma questo chiaramente può variare in base da ambiente ad ambiente. Quindi lo spessore che si definisce di una formazione è uno spessore medio o comunque un range di spessori che abbiamo detto può variare. Nella formazione possono anche essere descritti, è descritta la presenza di resti fossili, quindi contenuto fossilifero, l'ambiente deposizionale, e anche viene fatta un'attribuzione cronologica, quindi viene definito un determinato intervallo di tempo. Quando si stabilisce una formazione, quindi quando si osserva una successione sedimentaria per definire appunto una formazione,
Si devono definire non solo i limiti superiore e inferiore, quindi mettiamo il caso che questo strato litologico noi lo chiamiamo formazione allora facciamo così. Utilizziamo questa terminologia, è in italiano però. Arenaria glauconitica di Belluno. Questo è il nome di una formazione riconosciuta a livello internazionale e nazionale, in questo caso, nel caso di essendo di Belluno una località italiana, è caratterizzata da un determinato contenuto litologico. Nel nome, quindi Arenaria glauconitica di Belluno, viene definita la litologia arenaria, quindi vi ricordate le arenarie quali sono? Sono quelle rocce sedimentarie in cui la taglia granulometrica è compresa tra 2 mm e un sedicesimo di millimetro. Vi ricordate? Glauconitica, la glauconite è un minerale, l'abbiamo accennata quando abbiamo fatto la parte di mineralogia. E il termine glauconitico cosa ci dice? Ci dice che queste arenarie sono caratterizzate da un contenuto in glauconite significativo che consente di distinguerle dalle rocce che ci stanno sopra e le rocce che ci stanno sotto. Di Belluno, Belluno rappresenta la località dove questa arenaria può essere osservata e dove è stata istituita. Quindi, quando si istituisce una formazione, bisogna quindi definire i limiti superiori e i limiti inferiori, che sono detti strato tipo del limite e il cosiddetto strato tipo dell'unità, ovvero l'area e quindi lo spessore vero e proprio della litologia, e in questo caso delle arenarie glauconitiche. L'area tipo, questo termine area tipo sta ad indicare la località nella quale questa formazione è stata istituita e nella quale è possibile osservarla in modo chiaramente anche espeditivo. È importante però dire che per definire una formazione, abbiamo detto che dobbiamo definire i limiti superiore e inferiore. I limiti litologici però non sempre sono ben osservabili. Infatti ne esistono tre principali tipologie. Il limite graduale viene definito. Quindi immaginiamo di avere una successione litologica. Ok, e di avere due litologie, per esempio delle sabbie, scusate, delle areniti, che passano gradualmente delle argille. Ok. Questo viene definito limite graduale perché io non ho una linea, diciamo, di separazione netta tra la litologia arenite e la litologia argilla. Ok. Quando invece questo limite è ben definito, si parla di limite netto e quindi ho, ad esempio, diciamo, una superficie che è appunto definita superficie di strato, che è questa, che mi separa in modo netto due litologie completamente di natura differente. Quindi, per esempio, questi abbiamo dei calcari con un limite netto su delle areniti.
Un altro limite, che deve essere tenuto in considerazione è il limite detto erosivo. Il limite erosivo è, diciamo, segnato da una superficie, detta appunto superficie di erosione, che è una superficie frastagliata, che indica che cosa? Che si è verificato un processo di erosione che ha determinato quindi immaginiamo per esempio di avere qui dei conglomerati e delle areniti. Il limite tra queste due litologie è erosivo, quindi significa che si sono verificati dei processi di erosione che hanno portato via e hanno eroso parte delle areniti che stavano sotto. Quando si può verificare questo, ad esempio, immaginiamo di avere quindi un bacino sedimentario, quindi il livello del mare, immaginiamo per esempio che si stanno depositando le nostre sabbie in questo modo. E che quindi si è formato un primo strato di sabbia. Mettiamo il caso che il livello del mare si abbassa, quindi siamo qui. Si verificherà che cosa? L'erosione di tutta questa parte, quindi qua si creerà una superficie di erosione al di sopra della quale si potranno formare dei conglomerati, per esempio di natura continentale, perché abbiamo del materiale che arriva fin su qui. Quindi facendo per esempio una colonna stratigrafica qui, noi appunto avremo che cosa? Le nostre sabbie, le nostre areniti. Una superficie frastagliata con i conglomerati che ci stanno sopra. Perché è importante definire i limiti litologici? Perché per fare una corretta analisi stratigrafica, innanzitutto è importante osservare se la successione di litologie, quindi se questa successione, no, è continua. Quindi se questa successione è continua, abbiamo detto, se non ci sono interruzioni, no, nella sedimentazione o se ci sono, devono essere chiaramente segnalate e soprattutto per vedere se i limiti tra una litologia e l'altra possono essere erosivi e quindi significa che evidentemente manca del materiale, mancano delle rocce e di conseguenza manca anche nel tempo. Ora, i limiti litologici che abbiamo visto in verticale, quindi graduale, netto ed erosivo, quindi li abbiamo visto in sequenza. Quando parliamo di sequenza significa che ci stiamo spostando verticalmente, possono anche essere riconosciuti lateralmente. Quindi vedete qua c'è uno schema molto semplificativo che vi fa vedere i tre limiti, quindi graduale, netto ed erosivo. In sequenza, ma che possiamo anche essere, che possiamo anche osservarli invece lateralmente, perché voi dovete immaginare sempre un affioramento roccioso, quindi con una successione di strati, io li posso guardare verticalmente, ma posso anche muovermi lateralmente. E lateralmente questi limiti effettivamente possono anche essere osservati. E quindi vedete il limite litologico di tipo graduale spesso è associato alla cosiddetta interdigitazione. Cioè quando due litologie praticamente si interdigitano, cioè non sono nettamente separate, ma hanno questa zona, diciamo, di transizione nella quale si passa da una litologia all'altra. Nel limite netto, vedete chiaramente c'è un limite di separazione netto tra due litologie completamente differenti, sia verticalmente che lateralmente, limite erosivo idem, quindi sia verticalmente che lateralmente si può andare ad riscontrare un limite di tipo erosivo. Ora, queste caratteristiche che abbiamo appena descritto, abbiamo detto che le osserviamo in affioramento.
Quindi io allora un attimo a cancellare. Quindi, per esempio, io ho il mio affioramento in questo modo con gli strati. Ok. Chiameremo per esempio strato A, strato B, strato C, strato D e strato E. Ok, e questo è un affioramento, quindi io posso andare appunto in campagna con il martello e andare ad osservare questo affioramento e quindi osservare quelli che sono i passaggi. E quindi i limiti litologici tra B e C, tra C e D e D ed E, quelle che sono le caratteristiche litologiche, il contenuto fossilifero e così via. Spesso però questa cosa non è fattibile, soprattutto quando si fanno delle perforazioni, cioè quando per esempio su una superficie dove sotto abbiamo i nostri strati, ok? Quindi questo è, immaginiamoci. Faccio una casetta, ad esempio, ok? In questo modo. Quindi questa è la nostra superficie del suolo e chiaramente al di sotto saranno presenti delle litologie che possono presentarsi stratificate. Come faccio io a osservare i limiti litologici di queste litologie che sono nel sottosuolo? Facendo delle perforazioni. Quindi si prendono dei macchinari, in questo modo, che perforano il nostro terreno, e dalle quali si ottengono le cosiddette carote, cioè dei grandi cilindri dove effettivamente io posso osservare i vari strati. Alle volte però non è possibile neanche prelevare le carote e quindi si utilizzano dei parametri fisico-chimici, fisico-chimici per osservare quelli che sono i cambi litologici. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'interno della Terra, abbiamo detto che è stata utilizzata la velocità delle onde sismiche per definire quelli che sono stati questi involucri, quindi le suddivisioni delle parti più interne della Terra, in base alle variazioni di velocità di queste onde. Questo tipo di analisi alle volte viene anche effettuata in profondità, perché la variazione di velocità di un'onda va a descrivere una superficie che rappresenterà una superficie di separazione tra due litologie differenti. Ok? Questa è anche detta analisi sismica del sottosuolo, dove appunto si osservano dei profili sismici nelle quali sono presenti dei riflettori che corrispondono alle zone nelle quali le onde sono state riflesse e quindi possono corrispondere a delle zone in cui sono variate dei parametri tipo la litologia o altri parametri che in ogni caso consentono di descrivere senza appunto osservarlo a occhio nudo una successione stratigrafica, che nel caso appunto di un'analisi di un profilo sismico viene chiamata analisi sismica e quindi la scienza si chiama sismostratigrafia. Un'altra l'altra disciplina che si studia, che fa parte della stratigrafia, è la biostratigrafia. Un po' di pulizia. Allora, nella biostratigrafia la suddivisione dei corpi rocciosi viene effettuata attraverso il contenuto fossilifero. Quindi al solito abbiamo una successione litologica, ok, dove in questo caso l'attributo che viene osservato per suddividere questa successione litologica è il contenuto fossilifero. E quindi qui ad esempio troviamo resti di bivalvi, questi bivalvi da questa forma particolare si chiamano megalodonti,
Poi, per esempio, qua troviamo un altro resto fossile. Ok, qua magari ne troviamo un altro ancora. Qua ne troviamo un altro. Ok, e qua ad esempio ne troviamo un altro. Bene. Quindi abbiamo distinto 1, 2, 3, 4, 5 differenti litologie in base al contenuto fossilifero presente. L'unità fondamentale della biostratigrafia è detta biozona o unità biostratigrafica. La biozona, quindi, che cos'è? Un intervallo stratigrafico caratterizzato da un determinato contenuto fossilifero, i cui limiti, in questo caso, quindi limite superiore e limite inferiore, sono dettati dalla distribuzione del fossile stesso. Che significa? Si definiscono dei limiti globali e locali. I limiti globali sono FAD e LAD, i limiti locali sono FO e LO. Andiamoli a vedere. Che si intende per FAD e LAD? FAD sta per First Aperium Datum, LAD sta per Last Aperium Datum. First Aperium Datum indica la prima comparsa a livello globale di quel determinato fossile. Il LAD, invece, Last Appearance Datum, corrisponde all'ultima presenza, quindi alla scomparsa di quel determinato fossile a livello globale. Quindi, ad esempio, nel caso di questa successione, io so che questi lamelli branchi sono comparsi qui, in questo limite, e sono scomparsi in questo limite. Quindi questo sarà il mio FAD. Ok? Mentre questo sarà il mio LAD. Di questo determinato fossile. Queste freccine che vedete qui servono appunto a rappresentare il limite, vedete, superiore e inferiore. Solitamente il limite inferiore si presenta in questo modo, quindi che rappresenta la comparsa, quindi da questo momento in poi inizia la linea evolutiva e la comparsa del fossile, mentre il limite superiore si definisce in questo modo. Perché da questo momento in poi fino a qui abbiamo la distribuzione e la presenza del fossile, da qui in poi non c'è più. Quindi queste sono le simbologie che vengono utilizzate quando si definiscono e si disegnano, ad esempio, in una successione litologica, le comparse e le scomparse. Il limite invece di Fo e Lo sono limiti locali o regionali, che significa che sì, esistono delle comparse e delle scomparse a livello globale, l'abbiamo visto per esempio anche con l'estinzione di massa, ma alle volte alcune distribuzioni di questi fossili possono, diciamo, comparire o estinguersi in momenti leggermente differenti a causa di fattori regionali e fattori locali. Per questo motivo, alle volte si definiscono anche i Fo e i Lo. Fo sta per first occurrence, quindi prima comparsa, mentre Lo sta per last occurrence, ovvero ultima presenza, ovvero l'ultima comparsa. Ora, l'analisi biostratigrafica, ma l'abbiamo già visto in generale nella stratigrafia, abbiamo detto che viene fatta nelle rocce sedimentarie. Questo è abbastanza, diciamo, scontato capirlo, in quanto chiaramente le rocce sedimentarie sono le rocce che contengono i fossili. Sappiamo, per esempio, che nelle rocce magmatiche fossili, i fossili non sono presenti, proprio per via del fatto che sono costituite da che cosa? Da del magma fuso. Ma nel caso invece delle rocce metamorfiche, i processi di trasformazione di cui abbiamo parlato, quindi queste forti deformazioni e queste forti variazioni di temperatura e di pressione, determinano che cosa? Determinano proprio la trasformazione della roccia originaria e quindi possono cancellare qualsiasi tipo di traccia fossile. Quindi le analisi stratigrafiche e biostratigrafiche ancora di più vengono effettuate solo nelle rocce sedimentarie.
Bisogna dire anche un'altra cosa, che il processo di fossilizzazione, quindi della conservazione di un resto fossile, è un processo molto complesso e non è scontato che questo si verifichi. Per questo motivo, anche per questo motivo le rocce sedimentarie sono delle ottime litologie per il ritrovamento dei resti fossili, perché in determinate condizioni queste strati litologici consentono proprio la conservazione del materiale fossilifero presente all'interno di quel determinato ambiente. Anche con l'analisi biostratigrafica si possono fare le correlazioni. Abbiamo visto all'inizio che il principio di correlazione può essere fatto su base litostratigrafica, quindi considerando la tipologia di litologia, quindi caratteri litologici, o può essere fatto su base biostratigrafica, cioè in base al contenuto fossilifero. Quindi io, per esempio, ho una successione dove, ad esempio, in questo caso magari di meno strati geologici, qua abbiamo i nostri bivalvi, qua magari abbiamo le nostre spugne, quindi non abbiamo i coralli. E qua abbiamo i brachiopodi. Se dovessi fare una correlazione su base biostratigrafica, sicuramente potrei correlare queste due litologie, perché hanno lo stesso contenuto fossilifero, così come anche queste. E anche queste. Cosa mi sta a significare, per esempio, questo tipo di correlazione? Che in questa successione manca lo strato con le ammoniti, ad esempio, con questo contenuto fossilifero, che può mancare perché cosa? O perché non si è proprio formato, perché è stato eroso. Quindi la correlazione biostratigrafica sulla base di questo contenuto fossilifero tra queste due successioni non è possibile effettuarla. Un altro aspetto importante da osservare nella biostratigrafia sono i cosiddetti fossili guida. Perché? Perché ovviamente l'analisi biostratigrafica sì, può essere fatta con qualsiasi tipo di resto fossile. Io trovo un resto fossile, lo analizzo e faccio analisi biostratigrafica. Ma le correlazioni e soprattutto anche come dire, l'analisi temporale di una determinata successione litologica viene fatta sulla base dei cosiddetti fossili guida. I fossili guida sono degli organismi, quindi ora fossili, che hanno delle caratteristiche particolari, ovvero una distribuzione temporale limitata, che significa che sono caratteristici di un determinato intervallo di tempo. Quindi se io ritrovo quel determinato fossile, posso assolutamente essere certa che quella roccia appartiene a quel determinato intervallo di tempo. Hanno un'ampia distribuzione geografica, che significa che ovviamente questo fossile guida non deve essere limitato ad una sola località nel globo, ma deve essere un fossile che ha avuto in un intervallo di tempo ben definito un'ampia distribuzione geografica, quindi si può trovare in diverse località sparse nel globo. Un'alta velocità di diffusione. Un'abbondanza e facilità nel ritrovamento, quindi chiaramente devono essere dei fossili facilmente riconoscibili e facilmente ritrovabili. Questo è legato a che cosa? Alla ampia diffusione che questi fossili hanno avuto in quel determinato intervallo di tempo e anche una facilità nel riconoscimento. Chiaramente devono essere fossili facilmente riconoscibili in modo tale da fare una analisi biostratigrafica anche in modo speditivo. Esistono però alcune specie di fossili che non sono definiti fossili guida, ma che comunque possono darci delle ottime indicazioni temporali e soprattutto ambientali. In queste due immagini sono rappresentate un trilobite, che è un classico fossile guida dell'era paleozoica, ci sto andando molto alla larga, diciamo, e per esempio invece le ammoniti sono degli ottimi fossili guida del Mesozoico ed in particolare del periodo giurassico.
perché all'interno di questo periodo giurassico si sono andate a diciamo, a formarsi un'alta speciazione di questi organismi, di questi fossili, che addirittura consente di individuare determinati intervalli temporali anche molto ristretti, quando viene ritrovato uno di questi fossili. Ecco, vedete, questo è un tipo di correlazione biostratigrafica, come appunto viene osservata, come viene effettuata. Vedete un po' quello che già vi ho disegnato. Vedete, abbiamo due successioni stratigrafiche in due località differenti, dove sono presenti dei diversi strati, vedete, litologici. Ovviamente ognuno di questi strati presenta un determinato contenuto fossilifero, ad esempio abbiamo lo strato 3 qua definito, okay, che contiene per esempio queste due tipologie di fossili. Poi abbiamo lo strato 2, che invece contiene questa associazione fossilifera fatta da 5 diverse tipologie di fossili. E poi abbiamo invece lo strato 1, che contiene un'altra ancora associazione fossilifera, diversa dalle precedenti. E vediamo che per esempio lo strato 2 è presente sia in questa successione litologica sia in questa, e quindi è l'unica, sono gli unici strati che posso correlare proprio perché contengono lo stesso contenuto fossilifero, cioè la stessa associazione di fossili. Questi sono alcuni tipi di biozone, ce ne sono diciamo moltissime. In quanto un'unità biostratigrafica oppure una biozona può essere definita dalle comparse o delle scomparse non solo di un solo fossile, ma anche di più associazioni. Per esempio, vedete, in questo caso questa biozona è descritta dalla comparsa e dalla scomparsa di una sola specie. Quindi, vedete, abbiamo una sola linea filetica, mentre ad esempio qui abbiamo un'associazione di fossili, e quindi questa biozona è definita ad esempio dalla comparsa di un fossile, scusate, è definita dall'associazione, quindi dall'insieme di più, specie o generi. Per esempio, in questo caso la zona di Acme è una biozona che è caratterizzata dalla massima distribuzione, dalla massima abbondanza di un determinato contenuto fossilifero, non necessariamente di un determinato fossile, non necessariamente dalla sua comparsa o scomparsa, ma dalla sua ampia distribuzione. E poi ci sono le zone di intervallo, vedete, che sono definiti da comparse, che possono essere definiti o da una comparsa e da una scomparsa, o da due scomparse o da due comparse. Quindi questo appunto dipende sempre dalle associazioni fossilifere che vengono studiate. L'ultimo ramo della stratigrafia è la cronostratigrafia, che in questo caso suddivide i corpi rocciosi in relazione al tempo. Quindi si definisce un'unità cronostratigrafica o cronozona come una litologia, quindi un determinato gruppo litologico, che si è formato in un intervallo di tempo ben definito. Questo intervallo di tempo ben definito viene chiamato unità geocronologica. Quindi la cronozona o l'unità cronostratigrafica sono le rocce. L'unità geocronologica è il tempo, questo è importante. In questo schemino, per esempio, viene diciamo, rappresentata quella che è la differenza tra una cronozona e una biozona, facendo riferimento per esempio ad un fossile che è l'Agnostus pisiformis. L'Agnostus pisiformis ha una distribuzione, vedete, che inizia da questo punto, quindi dalla sua comparsa, e termina qui, dalla sua scomparsa. Ma l'area nella quale questo fossile viene ritrovato definisce la biozona. L'intervallo invece, diciamo, di tempo compreso tra la comparsa e la scomparsa di questo fossile definisce invece l'unità geocronologica, ovvero il tempo nel quale poi la litologia che contiene questo Agnostus pisiformis appunto si è formata. Quindi la cronozona
è la litologia, quindi questo strato di rocce che contiene l'agnostus pisiformis e che quindi si è formato in un determinato intervallo di tempo. La biozona invece è l'area all'interno di questa litologia caratterizzata dalla presenza di questo agnostus pisiformis. Questa di qua è la scala cronostratigrafica internazionale. Riconosciuta da una commissione internazionale di stratigrafia che viene aggiornata, diciamo, spesso. Questa è l'ultima versione, quella del 2020, ma ci sono state versioni del 2019, 18, 16, 15 e così via. Perché viene aggiornata? Perché man mano che gli studi stratigrafici proseguono, quindi man mano che vengono individuate anche nuove associazioni fossilifere, nuove unità litostratigrafiche o biostratigrafiche. Chiaramente la scala cronostratigrafica, la carta cronostratigrafica viene via via aggiornata. Volevo farvi vedere che, vedete, sono presenti delle terminologie che sono, per esempio, eonotema e eone, che rappresentano rispettivamente la cronozona, quindi l'unità cronostratigrafica è l'eonotema, mentre l'unità geocronologica, ovvero l'intervallo di tempo, è l'eone. Come per esempio la stessa cosa è eratema. Era, oppure sistema, periodo, oppure serie, epoca, stage ed età. Ok, piano ed età. Che significa questo? Sicuramente avete sentito parlare dell'era paleozoica, l'era mesozoica, l'era cenozoica. Bene, era paleozoica, era mesozoica ed era cenozoica sono gli intervalli di tempo nelle quali si sono andate a formare un gruppo di litologie. Ma le litologie che si sono originate durante l'era paleozoica sono detti eratemi, eratema paleozoico, eratema cenozoico, eratema mesozoico e così via. Così come anche definire per esempio i cosiddetti piani, vedete, la scala geocronologica è definita in modo diciamo telescopico, quindi abbiamo degli intervalli di tempo molto lunghi che sono gli eoni. Poi abbiamo degli intervalli che si dividono in intervalli più, diciamo, ristretti, che sono le ere, a sua volta divise, vedete, in periodi, a sua volta divise in epoche, a sua volta divise in età. L'età o i piani rappresentano gli intervalli, diciamo, di tempo più stretti, che poi sono, diciamo, brevi da un punto di vista geologico, ma da un punto di vista di quella che è, diciamo, l'età. Che noi diciamo, possiamo definire come punto di riferimento, ovvero l'età umana, quindi circa 100 anni, sono chiaramente dell'età, dei periodi molto lunghi. E sono appunto gli intervalli comunque di tempo più brevi registrati nella scala geocronologica. Una cosa che vi volevo fare vedere, ma ne parleremo più avanti, sono questi chiodini d'oro. Vedete, sono presenti lungo tutta la scala, non in tutti i punti, ma ce ne sono diversi, che si chiamano Golden Spike. I Golden Spike simboleggiano i cosiddetti GSSP, che sta per Global Stratotype Section Endpoint. Sono ovvero delle aree tipo nelle quali sono stati definiti i limiti tra due età o tra due piani. Quindi in una successione rocciosa è presente, per esempio, sul pianeta, in una determinata località, una successione di strati dove il limite tra queste due litologie rappresenta anche il limite, ad esempio, tra due piani. E quindi quando la commissione di stratigrafia ritiene che effettivamente quell'area tipo e quella successione litologica presenta tutte le caratteristiche che sono delle caratteristiche ben definite per essere riconosciuta come GSSP, questa commissione poi pianterà letteralmente un chiodo d'oro, diciamo un chiodo dorato, in quella successione. Stando ad indicare che quella successione rappresenta l'area tipo nella quale è possibile individuare il limite tra due determinati piani geologici. Ok, limite chiaramente definito, che può essere definito su base litologica ma anche biostratigrafica. Ok, per oggi ci fermiamo qui.
riprenderemo poi nella lezione successiva tutti questi concetti in modo, diciamo, abbastanza rapido e andremo avanti in quella che è la stratigrafia, in quelli che sono i concetti base di un'analisi stratigrafica. Grazie e alla prossima.